Sanguinetti è stato uno dei due, ve ne dico due le battute. Quella di Sanguinetti: si scrive poesia per antipatia. Io quando sentì questa cosa dissi, ma caspita, era quello che cercavo da circa 25 anni. Perché effettivamente si scrive poesia nel momento in cui non trovi qualcuno che ha fatto quella che vuoi tu, non che non abbia fatto una poesia bella, perché sono, grazie a Dio, molti che ne hanno fatte di più belle, tutti quelli che ho citato prima, però non, che non hanno fatto quella che vuoi tu. Quindi tu scrivi per antipatia rispetto ad altri che viceversa sbagliano, non colgono il segno. La seconda citazione non c'entra niente, ma la dico en passant, che mi ha veramente aperto un mondo. Dunque, io quando andavo a scuola, in questa scuola iperpoliticizzata, eccetera, vivevo in un ambiente che aveva due tabù: lo sport e la poesia, perché erano due attività che distoglievano dalla politica. Ora, io da ragazzo ho fatto solo due cose: sport e poesia. Quindi io facevo pallanuoto, arrivavo bagnato, mi dicevano: ma che sei andato in piscina? No, ho sudato, io sono tutto bagnato. Quindi io mi sono sempre vergognato e dello sport e della poesia, ma era logico, perché sennò andavo incontro a quello che appunto oggi si chiama suicidio sociale, insomma. Quindi ho sempre rinnegato, come San Pietro, sia lo sport, che amavo tanto, sia la poesia. Finché Antonio Porta, che per me è stata una figura veramente importante, generosa, su Alfabeta scrisse proprio un articolo dicendo: basta per questa vergogna, non c'è niente da vergognarsi, insomma. Ne nacque un dibattito da cui io però uscii soltanto quando incontrai una citazione della Szymborska, la grande poetessa polacca, premio Nobel, che proprio nell'economia di tre parole riassume l'equivalente di 10 volumi. Lei dice questo: preferisco la vergogna di scrivere poesia alla vergogna di non scriverle. E questa è una cosa suprema, per me proprio mi ha cambiato la vita, perché lei in maniera astutissima ci dice: è vero, scrivere poesia è una vergogna, ma è altrettanto vergognoso non scriverle. Ossia, noi viviamo comunque immersi nella vergogna, e a questo punto cosa cambia a scrivere poesia? Ecco, mi è parso splendido.